La gente bara con se stessa, questa frase è bellissima, la stavo rileggendo l'altro giorno perché rileggevo per la centesima volta, non so neanche quando, uno dei miei libri preferiti di trading, per insomma fare chiarezza su alcune situazioni, su alcune posizioni, per rimettermi in testa alcuni concetti che sono fondamentali nell'ambito del trading e soprattutto negli errori emotivi del trading, ragazzi. E mi è rivenuta in mente questa frase, ho detto adesso facciamo anche un video perché questo argomento è un po' bistrattato, a volte non viene spesso data l'importanza al lato emotivo nel trading per quello che è poi veramente, per quello che poi crea effettivamente una serie di disastri nella maggior parte dei casi se non viene curata anche quest'ambito, viene curato anche l'ambito emotivo. La gente bara con se stessa, ragazzi, è una delle frasi più belle perché descrive un concetto molto facile, la volontà in sostanza di avere successo senza fare le cose giuste, cioè senza impegnarsi, in sostanza è un po' è quello lì, e quindi dandosi giustificazioni generali di quello che è successo, ad esempio quando un trade va male, la gente bara con se stessa, cioè è un baro alla fine, no? Un baro perché invece di dire semplicemente manca la formazione, per esempio nella tecnica di trading, sto facendo un'attività di trading senza avere la formazione giusta, senza aver studiato i libri giusti, senza avere l'esperienza adeguata sul mercato, quello che si fa è prendersela col mercato, per esempio, o nel dire ho sbagliato un'operazione, sono stato sfortunato. Ecco la famosa terminologia che noi tutti abbiamo usato nel trading, tutti l'abbiamo usata, adesso la sfortuna, questa variabile. Però vi faccio un giochino, ragazzi, vi faccio un giochino e voglio nei commenti anche una vostra idea. La sfortuna esiste? Sì, beh, in alcune situazioni effettivamente sì, esiste. Però ragioniamo un attimo anche su questo concetto della sfortuna. Se noi dovessimo agire una volta, due volte, tre, ok? Facendo una determinata cosa potremmo parlare anche di sfortuna, perché in realtà con una volta, due volte, tre volte che facciamo un qualcosa e ci aspettiamo un risultato, quello che sostanzialmente avremmo è un risultato casuale, ragazzi, certamente non è in un'operazione di trading, non può essere definita una singola operazione come un'operazione frutto di un grande studio, bensì sicuramente sarà sfortuna, magari un'operazione andata male, potremmo definirla in quel caso sfortuna, ma se noi facciamo trading, rispondetemi a questa domanda, se noi facciamo trading per X volte, quindi per decine e decine e decine di operazioni, e statisticamente immaginiamo 100 operazioni di trading, in quelle 100 operazioni di trading perdiamo il 70-80% delle volte, ragazzi. Allora a quel punto è sfortuna? No, non è sfortuna. Ecco, qui è diciamo la variabile su cui dobbiamo dare la giusta concentrazione, la giusta attenzione. Che cos'è la sfortuna nel trading? La sfortuna è una singola operazione andata male perché semplicemente c'è scattato lo stop loss, lo stop è stato preso dal mercato anche per il singolo tick, un po' è sfortuna questa sicuramente. Ma se capita 20-30 volte la stessa identica cosa, a quel punto non è più sfortuna, è una tecnica sbagliata. Quindi c'è una strategia di trading sottostante che non è ferrata. Quindi perché continuiamo a barare con noi stessi? Perché continuiamo a dire colpa della sfortuna, non ero davanti al computer, la connessione al cellulare non c'era, proprio in quel momento io volevo riposarmi, scattata l'operazione, è andata su. Beh, allora ragazzi, nel trading la gente bara con se stessa perché per avere successo nel trading è fondamentale impegnarsi e avere delle regole strutturate, un trading plan, ragazzi, un trading plan. Ogni volta che mi fanno una domanda nei commenti, mi scrivono una mail, moltissimi di voi lo fanno, ragazzi, e mi chiedono cosa ne pensi di questa operazione, cosa ne pensi di quell'altra operazione. L'altro giorno mi ha colpito una email che ho ricevuto, e l'ennesima email è stata di un neofita, sicuramente, però l'email era di previsione del futuro andamento di due coin. Proprio è stata esplicitata proprio la frase sulla previsione del futuro, ragazzi. Che loro mi dicevano cosa farà nel futuro, cioè come se io fossi, non so, Nostradamus. Ancora dopo anni, diciamo, sono qui sul canale da un anno e mezzo, ragazzi, ma ancora, ancora, ancora si ripercuote questo concetto della previsione futuristica dei mercati, del vedere avanti, del vedere al di là, quasi come Neo, come l'oracolo di Matrix, come sempre abbiamo ripreso questi concetti qui sul canale, ragazzi. Perché? Perché il concetto di base di chi si avvicina a questa materia senza la giusta formazione è che ci sia la capacità di prevedere il futuro da parte dell'analista. Non si
preoccupa del fatto che l'analista quello che fa, ragazzi, non è prevedere il futuro, ma è prevedere le possibilità che possono avvenire nel futuro e poi prepararsi. Nell'una faccio una cosa, nell'una faccio un'altra. Non è che prevediamo il futuro, ragazzi. Certo, alcune volte capita anche che ci azzecchiamo in maniera magari abbastanza frequente, questo perché? Per l'esperienza, per la cultura finanziaria che c'è dietro, per lo studio che c'è dietro, ragazzi, per lo studio dei grafici, perché guardando un grafico, alla fine il grafico comunica qualcosa, se avete tante esperienze dietro le spalle riuscite anche a leggere un pochettino più avanti, ma un pochettino, ragazzi, non sempre. Però rimane questo concetto di fondo, cioè la volontà di avvicinarsi a questa materia, di avere successo in questa materia senza la dovuta formazione, senza la costruzione di alcune regole, senza seguire alcune regole, e quindi barate, ok ragazzi? Si bara perché la gente bara con se stessa. E fino a quando, leggevo sempre in questo libro, la fase bellissima, fino a quando si fa con altre persone, comunque è brutto, però diciamo possiamo lasciarlo passare, ma quando si bara con se stessi, poi a quel punto bisogna mettersi davanti a uno specchio e chiedersi: ma io voglio avere successo veramente nel trading? Voglio avere successo, voglio capire veramente. E poi a volte, ragazzi, l'operazione in profitto o meno è una variabile che viene come conseguenza. Quello che effettivamente dovrebbe interessare a noi è: sto facendo bene trading? Cioè sto effettivamente rispettando le mie regole? Ho costruito un trading plan? Beh ragazzi, queste sono le vere domande a cui dovete dare risposta. Ogni volta che fate un'operazione dovete dare risposta a queste domande ed eliminare sempre e costantemente quello che è il trading di natura emotiva. È una lotta con noi stessi. Non barate con voi stessi. Ok? Quando fate trading non barate, ragazzi, non barate, non date giustificazioni alla casualità, perché ricordatevi che se fate 1, 2, 3 operazioni è frutto di fortuna o sfortuna, ma se ne fate 100 è frutto di tecnica, ragazzi, strategia, tecnica, money management, trading plan e formazione, perché per fare queste cose dovete avere formazione, studiate. Ok? Studiate il più possibile, non è detto che dovete dedicarci tutta la vita, ma abbiate l'intelligenza di non barare con voi stessi. Fatevi una domanda, quando viene di barare, fatevi questa domanda, dici: ma sono preparato per fare questa cosa? Sono preparato per fare trading? Sono preparato per avere successo nel trading online? La risposta sta a voi darla, a voi stessi, chiaramente, ragazzi, ma una cosa ve la posso dire e consigliare, mi raccomando. Non barate nemmeno in questa risposta. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!